Ok. Buonasera, ciao Giosuè, benvenuto a Giosuè Calaciura, come stai? Bene, Queste grazie, grazie. presentazioni sono anche un modo per vedere persone che si incontrano sempre più raramente, quindi salutiamo quelli che si sono collegati adesso, non li vediamo, ma insomma condividiamo con loro questo evento, che è una parola che da adesso in poi useremo con cautela, visto il libro e anche la situazione. Questo è il primo appuntamento, quindi questo è un evento legato a un libro che io credo sarà un libro importante, credo e spero sarà un libro importante. Vorrei dare il mio contributo perché questo libro meriti l'attenzione, abbia l'attenzione che merita. È un libro che vi mostro, che si chiama Io sono Gesù. Questo titolo non equivoco, e non è equivoco, non c'è nulla di non c'è nessun tradimento nel titolo. Il tradimento ce n'è parecchio, ma dentro il libro, non nella sua copertina, perché di fatto si tratta di questo. Adesso faccio fatica a descriverlo, perché, anche perché c'è una bellissima, devo dirlo, no? Perché sono ospite delle pagine di Sellerio, c'è un risvolto di copertina, o come si chiamano oggi le note che accompagnano i libri, effettivamente molto bello, esauriente. Sarei tentato di leggerlo, ma non voglio essere succube dell'editore fino a questo punto, e soprattutto è giusto che faccia la mia parte, ma la mia parte è molto semplice dal punto di vista dell'inizio, perché effettivamente si tratta di un racconto, ipotesi sulla vita di Gesù, un pezzo di vita di Gesù. Non so quanto raccontare, perché io sono stato persino colpito da una specie di colpo di scena finale, forse perché sono un lettore ingenuo, non mi immaginavo questo finale per questo libro così particolare, che sostanzialmente diciamo è come se Giosuè Calaciura, GC, leggo nei miei appunti, GC, iniziali di Giosuè Calaciura, si fosse infilato in un varco nella vita di Gesù Cristo, GC, cioè l'iniziale sono GC nei miei appunti, quindi Giosuè Calaciura si fosse infilato nella vita di Gesù Cristo, di quest'altro GC, dilatandola in un pezzo di vita non raccontata, ecco, diciamo questo, senza tradire troppo appunto il libro e il suo finale. Dilatandola fino a riempirla di eventi, di avventure, di umanità soprattutto, mi sembra soprattutto di umanità, in un paesaggio che riconosciamo, perché ci sono i tratti dei racconti canonici e persino apocrifi, diciamo, della vita di Gesù Cristo, la sua nascita, la sua strana, irregolare famiglia, alcuni tratti della sua vita, alcuni nomi della sua vita, appare Barabba, appare Lazzaro, in versioni che facciamo fatica a conciliare, ma non facciamo fatica a sovrapporre con quelle che conosciamo già e ci vengono raccontate. Del resto, il paesaggio, compresi i nomi delle città, Betlemme, Nazareth, sono in qualche maniera a noi familiari, ma appaiono straniati, stravolti, feriti, traditi. Queste sono parole che tra poco con Giosuè cercheremo di capire meglio, perché mi sembrano le parole chiave di questo libro. Ma all'inizio, Giosuè, non posso che parlare del tuo coraggio, della tua improntitudine, della tua intenzione, diciamo meglio, cioè questa che a un certo punto nella vita, dopo altri libri che si muovevano, mi sembra di poter dire, almeno dal punto di vista dell'ambiente, in territori del tutto diversi, ti ha portato a questo libro, che insomma è un libro straordinario nel senso per ora più stretto del termine, cioè un libro assolutamente fuori dall'ordinario, perché hai preso un personaggio, hai osato lavorare su un personaggio, una storia assolutamente fuori dall'ordinario. Quindi vorrei capire perché, nonostante a questo libro tu stessi lavorando, non te l'ho mai chiesto, perché ti sei messo a raccontare una storia che riguarda una figura, diciamo, non ignota ai più. Sì, è una fascinazione che va avanti da quando ero adolescente, perché quando io dovevo fare questo lavoro per Antonio Sellerio, che ancora non era ben definito, poteva essere un serial letterario o altro, cercavo di capire cosa mi interessasse raccontare, cosa mi sembrava urgente, ma anche che mi incuriosisse, che mi mettesse alla prova anche sul piano stilistico. Mia madre in quel periodo scovò un mio racconto da 18enne, 17enne, non ho neanche memoria, tanto che lontano, in cui c'era un Gesù in croce, che in prima persona parlava con la Madonna lì sotto, dicendole che la colpa di questo finale della sua vita era tutta sua. Ora,
ora lasciamo stare quel racconto, però il fatto che io avevo già tentato di raccontare quel frammento, anche perché è quello che più poi, come dire, alla fine è nota, e quindi su quella ci interroghiamo di più, che mi sembrava il più suggestivo in quel momento, mi interessava questa prima persona di Gesù, cioè come mi passò per la testa da diciassettenne di dare voce al Cristo, in quel caso davvero Cristo, perché era in croce, con quale improntitudine, con quale immaginazione, e anche quindi una ricerca di delle mie intenzioni primordiali rispetto alla scrittura, perché Gesù e perché la prima persona. Io direi che mi ha tentato la sfida oggi mi ha tentato la sfida, mi ha tentato misurarmi in una scrittura assolutamente diversa dalla mia, da quella che io di solito frequento, che a cui sono più affezionato, che appunto forse l'ho fatto anche per non farmi sentire più dire che sono uno scrittore barocco, probabilmente, quindi una scrittura più piana, più persino arcaica in alcuni punti. Quindi le motivazioni, secondo me, sono anche di recuperare quella parte di me adolescente che, come dire, poteva tentare tutto, persino di far parlare Gesù. Tra l'altro l'elemento adolescenziale è molto presente. Questo libro, diciamo che è solo il Gesù adolescente, ma è l'adolescente, non è solo l'adolescenza di Gesù, ma c'è un Gesù molto adolescente, nel senso più, diciamo, psicologicamente, persino sociologicamente, per quanto si possa fare sociologia su Gesù Cristo definito. Ecco, tu hai preso, Gesù l'ha mandato per il mondo a inseguire il Padre, come mille figure letterarie hanno fatto, Telemaco, a sentire la sua storia. A proposito, gli accade come Ulisse a un certo punto nell'Odissea, di sentir raccontare la sua storia, come Pinocchio, fa notare già qualcuno delle persone che stanno inviando i loro commenti. Ti saluto in particolare le librerie collegate, non so se solo la rete delle librerie di Asporto o librerie varie, saluto tutte quelle che ci stanno salutando nella pagina dei commenti e raccolgo alcune delle loro osservazioni. Appunto, parlano di Pinocchio, poi magari parleremo della falegnameria di Gesù, anzi ne parliamo, o come Siddhartha, a me sembrava, cioè Dio che entra nel mondo e scopre tutte le sue sofferenze. Questo è il primo tratto della carnalità e della storicità in qualche modo che hai dato a Gesù, quello di farlo scontrare con l'infinito dolore, tormento e anche però vitalità e ricchezza del mondo. Sì, anche persino con la bellezza del mondo. C'è lo stupore verso questa natura così ben ordinata, così, così inizialmente favorevole, poi invece la natura diventa torbida, diventa asciutta, c'è una grande siccità, c'è persino i cani diventano una minaccia. Ecco, c'è un Gesù che è meravigliato, come sono meravigliati tutti gli adolescenti rispetto all'esserci. Non solo, è allo scoprire che essere al mondo significa anche la possibilità di cambiarlo, di influire. Gesù all'inizio, probabilmente il mio Gesù di questo Gesù ragazzo che parte, che va in giro, che partecipa persino a un gruppo di teatranti da strada, malassortiti, che campano la giornata, campano persino rubando, persino Gesù partecipa a un furto. Mi sembrava poi appunto far mettere le mani di Gesù nell'acqua calda della diversità da ogni narrazione. Noi non abbiamo notizie su Gesù dal Tempio in poi, fino ai 30 anni, c'è questa zona così libera per l'immaginazione, persino per la scrittura, no? Che mi ha permesso di inventare, di raccontare storie. Tutto questo però sotto la supervisione
di Giulia Loporto, che tra l'altro è una biblista che ha frequentato anche i corridoi di Radio 3 con la Caramore, quindi cioè, che ha lavorato Uomini e Profeti, è una molto, molto attenta ai testi sacri, che mi rimetteva in carreggiata quando io forse esageravo nel piegare anche gli apocrifi nella storia di Gesù. Sì, Gesù, come tutti gli adolescenti, come tutti gli uomini, prende visione del proprio dolore e del dolore altrui. Intanto i corridoi di Radio 3 non sono un luogo secondario, vorrei restituire l'onore lo porto, e anzi sono il luogo più vitale di Radio 3, poi ci sono delle stanze noiose dove si lavora, ma insomma i corridoi sono la parte privilegiata. Senti Giosuè, questo mondo mi pare, così sintetizzo, anche perché questa spero che sia la prima delle, non solo sarà ovviamente la prima delle presentazioni del tuo libro, ma personalmente spero la prima dei nostri incontri, solo il primo di questi incontri, dei nostri incontri con questo libro, perché è davvero pieno di cose di cui mi piacerebbe parlare con te. Ci sono due figure fisiche e simboliche che lo attraversano, secondo me, anzi tre, la terza ha a che fare col lavoro, il falegname, poi magari ne parliamo, ma le due sono le ferite e i tradimenti, è un libro pieno di ferite e tradimenti. Diciamo che i tradimenti forse sono attesi in una logica così, logica o teologica un po' di Gesù Cristo, viene tradito a cominciare da Giuseppe che fugge. L'unica persona che non lo tradisce, anzi in un frammento quasi ironico che lui promette, giura che non tradirà mai, non potrebbe mai tradire, è un suo amico, a un certo punto appare, si chiama Giuda, perché ecco questo paesaggio è popolato di queste figure insieme per noi familiari inquietanti. Giosuè poco fa accennava al periodo in cui il suo giovane Gesù va a fare il suonatore di flauto sostanzialmente in questa compagnia itinerante di artisti ladri. Il capo di questi artisti ladri ha un nome non anonimo, si chiama Barabba, e così poi chissà cosa gli accadrà, lo saprete leggendo questo libro, oppure altri altrettanto, diciamo, prestigiosi che hanno parlato della storia di Barabba. Vorrei parlare di queste ferite. Ti sei bloccato? Sono le ferite proprio fisiche, sessuali, naturalmente. C'è la ferita di Delia. Delia è la ragazza, che la danzatrice che in questo gruppo artistico teatrale attira, insomma, la passione del giovane Gesù, una adolescenziale passione per Delia, che scopre avere una ferita. Ma la ferita è una ferita gravissima. Gesù si ferisce, si inferge delle ferite, l'adolescente, proprio in quei gesti autolesionisti e disperati, rabbiosi da adolescente. Ma c'è una ferita in particolare, che è quella che non si sana mai, nella coscia del pastore che ha visto, per la verità non l'ha nemmeno vista, cioè l'unico testimone vero nel libro, mi sembra di poter dire, della nascita. La nascita è la storia che Gesù si sente raccontare infinite volte da sua madre per dormire, per calmarsi, gli si racconta la storia della sua nascita. In questo Gesù è come noi, è cresciuto sentendo ascoltare, come tutti noi di questa parte di mondo, questa meravigliosa effettivamente storia della nascita di questo bambino in una grotta, tra genitori che fuggivano e soldati e pastori. L'unico che l'ha veramente vista, poi non l'ha vista, è corso perché ha sentito la notizia, è un pastore che a un certo punto viene incontrato dalla famiglia di Gesù Libero, viene rincontrato nelle strade di Betlemme e si è ferito, perché Betlemme, come sa, è un luogo roccioso, non ha nulla di paradisiaco, un paesaggio scabro, pieno di rocce, di pietre aguzze, e il pastore, cercando di correre a vedere questa nascita annunciata alla cometa, dai segni dei tempi e dal passaggio, si ferisce talmente gravemente che questa ferita non rimargina mai, sarà un continuo soffrire per questo pastore che si trascina, si allontana chiunque da lui perché questa ferita non si sana, emette, insomma, infettiva, disgusto. Ecco, perché ci stanno tutte queste ferite, e penso quanto sia decisivo che l'unico pastore che ha davvero visto Cristo, altro che lieti e trionfanti come canta la più bella delle canzoni natalizie, si è avvicinato a questa grotta correndo disperato e ne ha riportato una inguaribile ferita. Molta letteratura sulla nascita e sulla storia di Gesù in realtà racconta della nascita di Gesù come un momento non felice per tutti. Anzi, è un momento in cui, per esempio, c'è un racconto su Lazzaro, che Lazzaro è costretto a non poter morire mai. Finché no, cioè, c'è una letteratura che è fiorita molto su questa
questa idea che l'arrivo di Gesù non sia salvifico per tutti, ma solo per alcuni. L'idea del pastore che si ferisce, intanto è un'idea che io volevo trasportare anche altrove, è un altro progetto che cui sto lavorando, perché questa storia di Gesù non finisce mai, è piena di rivoli, è piena di possibilità di altre strade, quindi aspettatevi qualche altro prodotto del genere o su questa linea. Sì, la ferita che non si chiuderà mai, questa ferita. In questo stesso racconto del pastore che ha mancato la sua nascita, c'è anche questa il racconto dei doni portati in questa grotta, che anche quelli non si esauriscono mai, nel senso che la gente continua a lungo a portare doni, portare bambole perché non si sapeva se questo bambino fosse maschio o femmina, a portare amuleti perché è come se queste religioni alla fine diventassero tutte arcaiche, tutte in qualche maniera pre qualche cosa, no? Questa idea che prima, persino prima degli dèi, ci fosse una prospettiva del sacro diversa, a cui ho pensato molto durante la stesura di questo libro, mi è venuta quando Gesù, su indicazione di Giuseppe, un'antica indicazione di Giuseppe, scopre i disegni rupestri preistorici. Cioè, non ci siamo mai posti il problema di come gli antichi si ponessero di fronte a un'antichità ancora più remota. Quindi c'è questo elemento di ciò che viene prima, di quello delle religioni precedenti, delle ferite. Io, tra l'altro, una delle guide che in qualche modo frequentano tutti gli scrittori di romanzi storici in prima persona, che è la Jursenar con Memoria d'Adriano, lì c'è un'espressione che mi ha sempre molto convinta e che mi ha suggestionato, che è quella che Adriano viveva un periodo in cui i dei erano morti e ancora non era nato il nuovo Dio, che è questa, dicendo appunto, questo è il momento della grande libertà, il momento in cui gli uomini devono misurarsi soltanto con se stessi, con la loro capacità di immaginarsi e con la capacità di immaginare un futuro senza Dio. Probabilmente anche questo Gesù è un po' materialista in questo senso. È un Gesù che non crede, che nonostante la fatica della madre, Gesù sa leggere e scrivere, no? In quegli anni non era per tutti la scrittura e la lettura, sa scrivere, sa leggere, conosce bene le mappe sacre, i codici sacri, però appunto lui non crede, lui pensa che il destino degli uomini se lo devono fare gli uomini, con tutte le ferite del caso, con tutti i tradimenti di cui questo romanzo alla fine è abbastanza pieno, direi colmo. Senti, parliamo di questo falegname, perché Gesù decide di fare il falegname come il padre, inseguendolo finisce da un altro falegname, sono frequenti, diciamo, non le metafore, perché non è la metafora il registro linguistico, la figura retorica preferita da Gesù, ma questa dimensione della falegname, del legno, appare da molti punti di vista, anche gli alberi, la siccità, gli alberi, la casa distrutta, ci saranno case da ricostruire, cioè una grande abbondanza, diciamo, di legno nel libro. In particolare mi sembra c'è un'idea del legno storto dell'umanità, c'è un'immagine ripetuta, per cui è un'immagine che c'è già, Isaia Berlin ha scritto, non so, penso altri, non so qual è la tua fonte in particolare, non so, l'ho letto in Legno Storto, ma l'umanità non si può raddrizzare, dicono i liberali, i rivoluzionari pensano che il legno storto si può raddrizzare e perciò lo piallano, diciamo che noi come
siamo scissi tra queste due atteggiamenti, attitudini e attività. I liberali che accettano sta stortura del legno, magari provano a raddrizzarla, e poi arrivano quelli che provano a piallarlo. Non so chi ha fatto meglio, non è la sera giusta per discutere questo, però è il momento per chiederti perché hai voluto insistere su questa dimensione che c'è nella storia, il falegname, eccetera, e perché hai voluto inserirci questo riferimento. È un'idea della religione, secondo te, questa per cui sì, è una dei tanti tentativi umani di raddrizzare il legno storto, una cosa come il cristianesimo è questo, hai voluto farci riflettere anche sulla natura, diciamo, sociale, ideale, costruttiva o distruttiva della religione, insomma, quello che vuoi dire su questo. In realtà, appunto, tutto il racconto della falegnameria, diciamo, è molto autobiografico. Cioè, la parte che più mi ha emozionato, perché mio padre costruiva mobili. Mio padre non faceva il giornalista, ma aveva la sua falegnameria. Ed è forse la memoria più importante che ho di mio padre, questo tuo rapporto assolutamente materiale e concreto con il gesto, per esempio, di piallare. Ecco, questo, con tutte le metafore accadute che seguono questa idea di mio padre, questo ricordo di mio padre che lavora il legno, che mi dice, mi insegna dove piallare, dove è meglio non intervenire, dove tagliare. Per esempio, non bisogna mai tagliare sull'occhio del legno, perché lì io uso tutta una metafora, no? Che l'occhio del legno è l'occhio della natura che ci guarda. Questa quindi è la parte che più sento mia, sento appunto come memoria, è come la memoria poi di Gesù. Farà questo mestiere perché vuole seguire il sentiero paterno. Lui vuole essere uomo, vuole fare, vuole essere laborioso, ecco. E il falegname è quello che mette in squadra l'universo, che costruisce e mette, come dire, rimette in sesto le architravi delle case e del tempio, probabilmente. Le porte soprattutto. Eh sì, certo, delle porte, sì. Degli Senti. ovili anche, perché lì c'è un gioco, un forte, una forte. Gesù comincia a fare le porte degli ovili perché nessuno vuole dargli credito di essere. È un mondo di baratto. Prima citavi il pastore feritosi nella gamba per cercare di vedere la nascita di Cristo. In effetti la manca, ma di fatto nel libro è l'unico testimone che abbiamo che era davvero lì nel giorno della nascita. Che vive dei doni che riceve sulla porta per persone che lasciano lì le cose per Cristo, e devo dire, sono pagine molto belle. Senti, prima dell'ultima domanda, che insomma torna un po' al cuore del libro, anche approfittando dei molti messaggi che arrivano, i commenti, io ringrazio, saluto tutte le librerie perché insomma ci fa piacere che questo evento arrivi anche alle librerie e in qualche modo sostenga anche le librerie in questo momento. Ti faccio un accenno allo stile, lo devo fare perché sempre molto si è tra i tuoi amici e nemici discusso del tuo stile barocco, appunto, per i quali anche i tuoi amici diventavano nemici sostanzialmente quando si parlava del tuo stile. Credo che hai vissuto delle amicizie faticose da questo punto di vista in questi anni, perché appunto dicono ci piace lo stile. Ecco, qui è un po', tu hai accennato a una scarnificazione dello stile, allora devo dire che agli amici e ai nemici che ti seguono, perché la scarnificazione per Giosuè Calaciura non è esattamente il lavoro che il celebre editor fece sui libri di Carver, ecco, non aspettatevi quello che per un lettore normale. Però c'è una certa sobrietà, cioè il linguaggio di Giosuè, la scrittura di Giosuè rimane antieconomica, io potrei usare questa formula più che barocca, rimane, potrei citare pagina 72, ma insomma non facciamoci cazzo, andate a pagina 72 e trovate nella seconda metà della pagina un bellissimo e chiaro esempio di cos'è per me, per Giosuè, insomma, la sua scrittura è anche l'elemento antieconomico, cioè non. Però una certa sobrietà in effetti c'è, Giosuè. Sobrietà, non so se è la parola giusta, quindi poco adolescenziale da questo punto di vista, perché sembri uno scrittore conscio di sé fino a tenere le briglia di quella scrittura adesso.
Finiamo già, non sai, barocca, però effervescente, diciamo effervescente, effervescente, rumorosa, ampia, gli tieni un po' le briglie. Raccontaci questa scelta, se è una scelta psicologica, che cioè, diciamo, ci sei tu consapevole, ci sei arrivato, Gesù meritava un sacrificio di questo tipo. Ecco, sì. Gesù, cioè scrivere un libro su Gesù suggeriva una misura, anche una modestia, cioè nel senso, noi stiamo raccontando comunque, sto raccontando quando scrivo, la storia di un personaggio che è considerato il figlio di Dio, quindi la misura è anche attenzione, non offendere, non andare mai oltre sopra il rigo, ecco. È stato un bellissimo esercizio di scrittura, devo dire, bello, di postura rispetto alla scrittura, di attenzione, di rispetto per la scrittura, anche per la scrittura e non solo per la figura di Gesù. Penso che mi sia servito, nel senso che oggi riesco a maneggiare con maggiore disinvoltura e con maggiore attenzione quello che scrivo. Non ho più bisogno di dimostrare nulla, insomma, di essere uno scrittore vero o meno. Quindi alla fine riesco a tenere le briglie, ma anche a riuscire a dire le stesse cose, a usare lo stesso funambolismo immaginario, perché io qui non so quante storie ci sono in questo libro, sono tantissime, sono veramente un sacco di romanzi insieme, potrei dire, perché appunto è così ricco di rivoli che magari alcuni vorrei riprenderli, portare a seguire il loro fiume verso un'altra foce. Mi sembra un libro, un fortissimo esercizio di scrittura. Spero non sia un fortissimo esercizio di lettura. Ecco, mi spiego di storia. Allora, l'ultima domanda è questa, Giuseppe, quella un po' decisiva per me leggendo questo libro, no? Intanto, vabbè, continuano ad arrivare saluti che ricambiamo dalle Io librerie. purtroppo non vedo nulla, non Dai c'è niente. lettori, lo faccio io, qualcosa abbiamo raccolto di questo, qualche analogia, c'è chi dice che si è identificato anche nei noiosi pranzi di Pasqua dei parenti sono come i nostri, sì, perché lui va a fare dei parenti, vabbè, ma a parte persino un'associazione tra lo spasimante di Maria e un certo zio Mino, lo spasimante di Maria è Jonathan, credo, vabbè. No, io devo fare questa domanda finale, che invece è molto seria, insomma, come il resto, però, perché questa? Perché Giosuè, io come penso tanti, tutti dentro la cultura nella quale siamo cresciuti, con i rapporti diversi che ciascuno di noi ha avuto con la tradizione del cristianesimo, anche che vanno dagli estremi di tanti di noi, persone che conosciamo e che nella vita hanno altri valori, persino sono cresciuti proprio dentro gli ambienti oratoriali, specie un tempo. Ecco, e poi mi sono chiesto sempre un po' cosa, alla fine posso, dato la dimensione amichevole della conversazione, metterla in questi termini un po' così goffamente ingenui, ma insomma, ma cosa di veramente così grande, così invincibile il cristianesimo? Almeno così imprescindibile, ecco, magari non imprescindibile il cristianesimo. Me lo sono sempre chiesto. Una volta, forse 4-5 anni fa, non mi ricordo, sono andato a vedere al Musei Capitolini una mostra bellissima che si chiamava L'età dell'angoscia e raccontava quei secoli romani dopo Adriano, che persino dopo, cioè l'angoscia che nasce dopo, che è quella proprio del mondo che crolla, no? Arriva fino a Diocleziano, quindi fino al 305, 300 dopo Cristo, 5, dopo Cristo, si chiama L'età dell'angoscia, e c'erano questi elementi archeologici, insomma, che raccontavano questa sofferenza dell'impero, ma vuol dire dell'impero, delle persone che vivevano quei tempi, l'angoscia così. Questa mostra finiva in questo modo, Giosuè, si usciva, c'erano due sculture, che erano le due sculture delle due grandi religioni di quel tempo, perché accanto al cristianesimo c'era un culto molto popolare all'epoca, con alcuni tratti di analogia col cristianesimo, io ne parlo come un ignorante assoluto, ma per quello che mi ricordo ho letto, che è il culto di Mitra, che aveva delle analogie. Mitra morì a 30 anni, era una religione orientale, un culto orientale portato dall'esercito, era l'esercito che l'aveva portato a Roma, erano questi due grandi miti, e c'erano due sculture che rappresentano questi due grandi miti
venuti dall'Oriente e riassumono queste due sculture il messaggio di questa religione. Quello di Mitra, che se non sbaglio uscendo stava a sinistra, c'era il toro sgozzato, che è il culto dei Mitrei, quei luoghi sotterranei nei quali sembra venisse sgozzato il toro, questo sangue purificava, insomma più o meno c'era insomma, una figura contratta che sgozzava un toro. Alla mia destra c'era il buon pastore, cioè c'era un uomo che portava sulle spalle questa pecora smarrita o persa, e io gli ho capito, non poteva non vincere, era una superiorità, spero che la cosa non appaia blasfema o troppo di moda, narrativa. Una enorme superiorità narrativa. Questo tuo libro mi ha fatto pensare a questo, e non a caso tu parli del fatto che il libro ti sembra pieno di mille altre storie possibili, perché è una narrazione talmente potente, superiore alle altre, che non poteva non vincere. Questa, insomma, è la riflessione che ebbi qualche anno fa uscendo da questa mostra, e mi è tornata, insomma, in mente leggendo il tuo libro, la capacità che hai avuto di entrare dentro questa narrazione, di farla tua, di non sopraffarla. Ecco, non è un libro che non ha nulla di blasfemo, nulla di irriverente, anzi, insomma, è un libro che ha molta attenzione e cura, ecco, questo è il tratto principale. Però mi sembra un omaggio a questa enorme macchina straordinaria, macchina narrativa che è la vita, per quello che lo è stata o è stata inventata nel senso di trovata. Ecco, questo libro è un'invenzione, il libro di Giosuè, non nel senso di una falsificazione, l'invenzione nel senso della etimologia della parola, cioè di un ritrovamento. Sì, vince perché è la storia di un uomo, cioè questa è la grande, la bellezza della favola, della leggenda, della realtà storica, è la vita di un uomo che attraversa l'infanzia, l'adolescenza, sino all'età matura, come tutti gli altri uomini, con la fatica, col dolore, stiamo parlando di più di 2000 anni fa, quindi con una fatica reale, fisica, con i rapporti con i parenti spesso difficili, come era davvero. Quindi per questo vince, perché la storia, quando mia madre lesse le bozze di questo libro, si dice, ah, molto bello, sì, però è la storia di un pinco pallino qualsiasi. Sì, mamma, questa voleva essere proprio questa. Lei ci rimase un po' male, perché immaginava che ci fosse, capisci, quel passo un po' più avanti che io non intendevo fare, perché poi l'hanno fatto gli altri, l'hanno fatto i Vangeli, che a me non interessava, a me interessava il Gesù di carne, il Gesù calato nella realtà e appunto che diventa poi la metafora di tutti gli altri uomini. Allora, siamo un po' qualche minuto dopo le 19, quindi possiamo salutarci. Io ripeto, ma non per consolare me delle tante cose di cui vorrei parlare con Giosuè, ma per salutare lui, sperare che questo sia solo, ovviamente, l'inizio del cammino del libro, appena uscito Io sono Gesù, ma anche l'inizio di una conversazione nella quale mi farà piacere di tornare, perché è davvero pieno di temi e suggestioni. Molti sono stati colti dai commenti che ci avete inviato, io vi ringrazio per averlo fatto, una forma di partecipazione anche di sostegno a chi parla, che in questa dimensione, ovviamente così isolato dentro una stanza, pensa sempre di essere solo, quindi fa molto piacere ricevere messaggi, fa fatto molto piacere il messaggio di Andrea, perché Geloni, che ricorda la figura di Giovanni, della quale non abbiamo parlato, anche perché implicava un elemento di trama che vorrei lasciare alla sorpresa, se i lettori sono ingenui o fessi come me, che non hanno capito bene la possibile conclusione parola della storia, di questa storia. Rosa, che dice che ricorda il Mitreo, sì, di San Clemente a Roma, effettivamente a quelli pensavo, ma devo dire, Giosuè, che il messaggio per noi, più per te penso, è quello di Esther Alfarano, che dice l'ordino subito. Mi sembra che sia più incoraggiante per te, per l'editore, anche per me, che sono con molto piacere a parlare di questo libro. Io sono Gesù, del mio amico carissimo Giosuè Calaciura, che abbraccio idealmente e che ho il piacere, insomma, di aver insieme a voi, insomma, mi ha fatto iniziare il suo cammino, sperando di rincontrarci ancora, che la vostra lettura sia
interessante, insomma, attraente, affascinante come quella che ho fatto io, e questo libro soprattutto faccia il cammino che merita. Grazie. Grazie, grazie Marino, grazie a tutti. Grazie.